con la benedizione di Dio, un brano del repertorio di Franz Liszt eseguito dal maestro Paolo Vergari al pianoforte, ha avuto inizio il concerto della Corale delle Sacramentine tenutosi domenica scorsa ad Andria in occasione del centenario della benedizione della Chiesa dell'Immacolata avvenuta il 18 dicembre 1910. La Corale delle Sacramentine, artisticamente prodotte dalla Mimmo Cristiani Produzioni, mette insieme 35 suore provenienti da tutto il mondo ed appartenenti all'ordine religioso delle suore vittime espiatrici di Gesù Sacramento, ordine fondato nel 1884 da Maria Cristina Brando. L'evento del centenario riguarda l'intitolazione della chiesa e l'arrivo della statua della Vergine Maria, che viene venerata dal 18 dicembre 1910 e che rappresenta un secolo di storia che ha accompagnato la crescita della città e raccolto le preghiere della sua comunità. La Corale delle Sacramentine ha ufficializzato questo evento e con il concerto diretto dal maestro Franca Volpicelli ha presentato un repertorio molto apprezzato dai fedeli che ha ascoltato i brani più belli della tradizione natalizia. La celebrazione del concerto, afferma Don Paolo Zamengo, parroco della Chiesa dell'Immacolata, intende rinnovare l'impegno di conservare integra la fede, per donarla più limpida che mai agli anni che verranno, per dire a tutti, con la stessa passione e con la immutata devozione, che Dio è buono.